Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente il video che mi avete chiesto in tantissimi, cioè oggi farò da cavia per voi, oggi testerò i prodotti beauty più assurdi al mondo. Preparatevi, preparatevi perché io ho paura. Quindi veramente, cioè mi detestate che mi fate fare questi video, non sto scherzando. Ma oggi veramente testeremo delle cose molto bizzarre, alcune secondo me pericolose. Se sentite qualcuno che fa gnè, è come al solito Gatto Denver. E io direi di iniziare con il primo prodotto di bellezza che arriva. In realtà questo è un prodotto made in Corea, Sud Corea, Corea del Sud, però è un prodotto con le istruzioni in italiano che viene, se non sbaglio, prodotto anche in Italia, ma non ho ben capito. Comunque, insomma, è un prodotto che si trova in Italia e si chiama Self Beauty Filler Selfie Eyes on Care, c'è scritto in inglese, non fatevi ingannare, un po' viene un po' da tutte le parti del mondo. Ma la cosa più strana di questo prodotto è praticamente che sembrano i patch. Avete presente quei patch che vi mettete sul contorno occhi che tipo idratano la zona? Ok, questi possono sembrare quei patch, ma non lo sono. Noterete che questi patch in realtà hanno degli aghi che vanno ad inserirsi nella pelle e a rilasciare non so che tipo di sostanza. Comunque sembra che siano miracolosi. Quello che mi spaventa di più di questo prodotto è che ho visto dei video, una ragazza americana l'aveva provato in un video e tipo le aveva fatto malissimo, quindi aveva tutto rosa. Quindi io non so che cosa aspettarmi da questo prodotto, che appunto dicono sia pazzesco, una cosa mai vista, però spero che non mi lasci deturpata, non so come dire. Comunque andrebbe indossato tutta la notte, ma noi per esigenze di videocamera, insomma, lo faremo in, non lo so, 5 minuti, quanto vogliamo aspettare, vedremo. Questo è il prodotto in sé, chissà se riuscite a vederli. Comunque tutti quei puntini sono dei mini aghetti che vanno ad infilzarsi nella pelle. Aiuto, ok. Fanno male, ve lo dico, fanno male. E già senza premere fanno male. Tampona delicatamente con la punta delle dita per circa 10 minuti. Applichiamo anche l'altro a questo punto, cioè abbiamo fatto 30, facciamo 31. Aiuto! Non capisco perché, cioè chi ha inventato sta cosa? Ed è per 10 minuti dovrei massaggiare così? Delicatamente, ma anche delicatamente fa malissimo. Ora direi aspettiamo una decina di minuti almeno e tra un po' ci rivediamo, se sono ancora viva, e vedremo come la situation. Ok, è passata una decina di minuti, stavo leggendo che teoricamente questo prodotto dovrebbe far praticamente sparire le rughe superficiali e profonde come un vero e proprio filler iniettivo. Ecco, già questo vi dice tutto. Io adesso sono arrivata a questo momento catartico che praticamente devo togliere questo strumento di tortura. Fa malissimo. Oh mio Dio. E si vedono tutti i puntini. Riuscite a vederli? Sì, si vedono. Si vedono, credo, sono proprio qua. Il problema è che adesso devo togliere l'altro. E ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare. Io non immagino stare tutta la notte con... Mamma mia. Vi devo dire che la pelle la sento idratata e non so se mi ha riempito le rughe, perché non so se ho veramente rughe nel contorno occhi. L'unica cosa che mi sto rendendo conto è successa è che ho la zona del contorno occhi tutta arrossata. Non so se si riesce a vedere bene, da questa parte un po' meno, da questa parte molto di più. Secondo me non è molto ideale per le pelli sensibili questo patch. Poi magari veramente funziona contro le rughe, però su di me, cioè guardate che effetto ha fatto, ho tutta la zona arrossata. Arriviamo al secondo prodotto, devo fare da cavia, facciamolo fino in fondo, anche se mi fa ancora male tutto il contorno occhi, ma almeno il secondo prodotto dovrebbe essere meno, come dire, invasivo, almeno non dovrebbe avere degli aghi, quindi non ci sono gli aghi, è già una cosa positiva. Ed eccola qua la maschera
maschera che andremo a provare. Come sapete, questa l'ho trovata a Los Angeles, ma è fabbricata per un brand statunitense in Corea. Non si sa se nella Corea del Nord o nella Corea del Sud, resteremo con questo dubbio amletico per la vita. Fatto sta che è un prodotto alquanto bizzarro, perché non è una semplice maschera per il viso. Questa maschera per il viso fa le bolle, si gonfia mentre tu ce l'hai addosso, fa le bolle, si gonfia, però ha effetto detox, quindi ti libera la pelle dalle tossine. Andiamo a vedere se è vero, soprattutto vediamo come funziona, perché io non ne ho la più pallida idea. C'è scritto di applicarla sul viso con o senza trucco. Cioè, io potrei teoricamente applicarla anche con il trucco addosso. E questa già è una cosa piuttosto strana e singolare, secondo me. Allora, le bolle sono già presenti ovunque e al tatto è schifosissima, è tipo uno slime riuscito male. Oggi è Halloween, quindi direi che siamo in tema. È anche freddissima, tra l'altro. Ah, devo legare i capelli, leghiamo i capelli, mi sono preparata l'elastico di Minnie. Avete presente le caramelle che mangiavamo da piccoli? Quelle che scoppiettavano in bocca, facevano tipo pss, pss, pss. Ok, questo è esattamente il suono che io sto sentendo in questo momento. Questo è il risultato dopo 3 minuti. Non vedo più la mia faccia ed è completamente sepolta praticamente. Non so se notate quanto sia cresciuta, ma se io ci immergo il dito... E questo è il livello di... A parte che mi stanno andando anche in bocca e tipo sulle ciglia, quindi direi che è ora di toglierla. Però devo dire che è vero che fa le bolle, è vero, è vero. Ok, oh mio Dio, è stranissimo perché è tutta piena di bolle, mio Dio, è tutta schiumosa. La sento ancora la maschera che scoppietta e fa pss, 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 tipo il rumore delle caramelle. Vado con un tovagliolo, un fazzoletto a togliere l'eccesso. Non so se ha tolto le cellule morte, però sento la pelle molto molto più fresca. I capelli un po' sporchi, questa roba è andata anche a finire sui capelli. Ma sento la pelle più fresca. Devo dire però che forse è un po' arrossata, perché un pochino bruciava. Se pensate che fino adesso abbiamo visto cose assurde, non avete ancora idea di quello che vi aspetta, perché sto per presentarvi questo prodotto. Credo sia giapponese praticamente, nelle istruzioni si può già capire più o meno a che cosa serva. La tizia se lo mette sulla mascella e questo è quanto. Praticamente promette di rendere il viso più sottile e di alzarlo, tipo ti fa un lifting e ti assottiglia il viso. Io purtroppo il giapponese non lo so leggere, ammesso che sia giapponese, quindi... Ah no, ma c'è scritto anche in inglese, c'è scritto anche in inglese. Allora, devo misurare, poi applicare, insomma, ok, poi c'è una cintura da mettere sull'orecchio, insomma. Vediamo che cosa ne viene fuori. La marca è Mask House. Ha un senso, Mask House. Che fantasia. Questa specie è un metro per andare a misurare il viso, non ci posso credere. E poi c'è il prodotto geniale, vero e proprio, cioè questa cintura che praticamente ti spara flash il viso, no, in realtà te lo tipo alza e snellisce. Primo io devo misurare la lunghezza del mio viso, non ho ben capito perché. Comunque... Da orecchio a orecchio c'è scritto qua, da orecchio a orecchio. Vediamo. Misuratevi tutti il viso e ditemi no. Allora, dovrebbe essere 23 cm, 24, 23 cm. Ok, mi sembra di capire che questo coso vada messo così. Questo va... No, va appoggiato così. Poi va... le orecchie vanno messe qua. Oh mio Dio, ma... Guardate quanto devo alzarlo perché il mio orecchio vada all'interno di questo foro. Cioè, non è che esagero io, è che così sarebbe normale. Ma devo alzarlo un sacco perché le mie orecchie entrino nel coso. Cade! Se non ho mal di testa dopo questo video, non avrò mai mal di testa in vita mia. A parte che la tipa qua disegnata è tutta sorridente, allegra e felice, in realtà fa un male cane. Però l'ho messa bene, l'ho messa bene.
e dovrei aspettare teoricamente 30-40 minuti così. Allora, io se sto 30-40 minuti così mi viene un esaurimento nervoso e mi mandano in ospedale psichiatrico. Quindi credo che non sia proprio il caso di aspettare così a lungo, ma direi che almeno 15 minuti conviene, o forse devo aspettare mezz'ora e vedere effettivamente. No, io a questo punto voglio aspettare 30 minuti e vedere se è vero, se il mio viso sarà... Ah, adesso ho capito perché bisogna misurare la faccia, perché poi alla fine del video, alla fine del trattamento, te la misuri di nuovo e dovrebbe essere effettivamente più corta, credo, o più lunga, non ho ben capito. Più lunga, credo. Comunque questo è quanto, aspetteremo 30 minuti e vedremo il risultato, ci vediamo tra un po'. Ok, è passata mezz'ora, non vedo l'ora di togliere questo strumento di tortura perché fa malissimo. Ah, quanto è bello muovere di nuovo il viso, è stato tremendo. E non consiglierei particolarmente questa mask house, perdonatemi, ma secondo me queste invenzioni sono troppo assurde, cioè per me è troppo assurdo. Adesso devo subito andare a misurare il viso e vedere se c'è qualche differenza. Non capisco perché dovrebbe mai esserci una differenza, ma da orecchio a orecchio siamo a 24. Forse ho misurato prima male, fatto sta che il mio viso ha un centimetro in più, non credo sia tanto normale, secondo me ho sbagliato io perché era tipo a metà, boh, non lo so. Io lo chiamerei aggeggio delle torture perché è davvero, cioè, è tipo, avete presente quei cosi elasticizzati che ti tirano per... Ecco, fa male, vi dico solo questo, fa male. Oggi è stato veramente, forse potevo scegliere di fare un altro video. Non potevo filmare l'house tour, non potevo filmare un normale video in cui io non mi ammazzo da sola, no. Non so se il peggiore per fino adesso erano gli aghi o la cintura maledetta delle torture sul viso. È arduo, ardua la battaglia. Arriviamo a quest'altro prodotto, che è dello stesso brand del prodotto che abbiamo visto prima. Anche questo fabbricato in Corea per un'azienda statunitense, non si sa Corea del Nord, Corea del Sud. E sono, allora, patch per il contorno occhi in oro 24 carati. Non sto scherzando. Eyezone 24 carat gold eye patch. Quindi devono costare una fortuna. Praticamente tolgono qualsiasi linea, ruga, zampe di gallina. Insomma, tolgono tutto. Praticamente l'oro voi ve lo mettete sulla faccia, track, siete perfette. E poi c'è anche la maschera peel off, sempre fatta con oro 24 carati, anche la maschera, ovviamente non facciamoci mancare niente. Patch, non dirmi che ha gli aghi, ti prego. No, questi sembrano normali, sembrano davvero fatti d'oro, visto l'effetto metallizzato. Se non altro, non hanno aghi e questo è già un buon passo avanti. Adesso dobbiamo aspettare 20-30 minuti che la maschera si asciughi, perché poi si toglie l'effetto peel off, quindi aspettiamo, ci rivediamo tra un po' e vediamo. Sono passati in realtà 35 minuti, non riesco più a ridere perché ho la faccia completamente immobilizzata, tipo paresi, però posso provare, non riesco neanche a ridere, però posso provare a rimuoverla. Ho sempre impressione togliere queste maschere peel off. Mi sto togliendo tutti i peletti dal viso, che dolore, ma perché? Oddio, mi sta facendo la ceretta al viso, non mi dico altro, anche i capelli. Oh, sul mento non fa male. E adesso ricominciamo qua. E vedete che qua è ancora bagnato, ma non si asciuga, cioè è passato un sacco di tempo. Togliere la fronte. La fronte non fa male nemmeno questa. Ok. Ah. Se non altro la pelle non è arrossata e non mi faceva male quando la indossavo, quindi molto meglio questa della Bubbly Mask, quella che mi ha fatto diventare tipo un mostro bollicinoso, e però appunto non è venuta via tutta. Arriviamo in realtà all'ultimo prodotto che testeremo oggi. Questo è forse il meno bizzarro di tutti, ma è comunque una cosa che non si era mai vista prima, almeno sul mio canale. Alcune so che già l'hanno testata, ma io non l'ho ancora fatto ed è la prima volta che ne
utilizzo una, l'ho vista solo in video fino adesso, e questa è la famosissima silicone, silispone, insomma la spugnetta che dovrebbe andare a sostituire la Beauty Blender per applicare il fondotinta, e c'è sia questa rosa che è molto più rigida, poi c'è questa che invece è la classica, diciamo, in silicone. Questa è tipo un po' più in gomma, questa invece è proprio classica in silicone. Proveremo su un lato quella rosa e sull'altro lato quella trasparente, vediamo se è decente oppure no. Vado sulla parte destra appunto con questa che è super plasticosa. Mio Dio, lascia un sacco di prodotto, devo dire. No, non mi piace per niente. Io non so se riuscite a vederlo, ma mi mette in risalto tutti i pori dilatati, cosa che nessun applicatore fa, né il pennello né la Beauty Blender, e qui invece sembrano enormi. Questa veramente pessima. Proviamo invece quella in silicone normale, quella un po' più morbida. Ho grosse aspettative, alte aspettative per questa, perché ne ho sentito parlare talmente tanto, talmente bene, che se non funziona mi arrabbio. Sì, confermo che questa è molto meglio rispetto a quella rigida rosa. Va sfumato molto bene e ne basta pochissimo, ho notato, perché veramente lascia molto prodotto e non va ad assorbirne tanto come la Beauty Blender. Un po' di difficoltà ad entrare nelle fessurine, nelle pieghe del viso, e la Beauty Blender secondo me funziona meglio per questo. Però tutto sommato l'applicazione è molto naturale, mi piace, questa mi piace, quella rosa. Quindi questo è stato il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Per me è stato veramente mi ha messa a dura prova sia fisicamente che psicologicamente, devo dire la verità. Non farò più niente al viso per i prossimi 6 anni, quindi questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo video. Se volete che diventi una rubrica, scrivetemelo nei commenti, ma scrivetemi soprattutto nei commenti, perché io metto cuoricino a tutti, rispondo a tutti e li leggo tutti, vi voglio bene. Quindi alla prossima, bacione, ciao.